Io desidero scusarmi per non essere andato alla riunione di commissione e non avere messo probabilmente a disposizione di tutti i colleghi il frutto della mia permanenza da troppi anni in questo Consiglio, che mi ha portato a conoscere molte situazioni, fra cui questa. Il provvedimento, magari neanche, non so se neanche l'assessore fosse stato a conoscenza, quindi la mia colpa è doppia, però il provvedimento deve essere esaminato, credo, conoscendo tutti gli aspetti. Allora, quest'area parte come area a destinazione a verde pubblico. Durante la destinazione a verde pubblico, l'operatore, il proprietario, aveva fatto alcune operazioni, non mi dilungo, ma che non erano propriamente di rispetto della situazione, tant'è che c'è un esposto presentato da un consigliere di allora alla magistratura per appunto atti non corretti da parte di questo operatore. Cioè sostanzialmente dichiarava cose non vere, diceva che c'erano delle costruzioni che in realtà poi non erano, insomma cose che non, su cui non voglio perdere molto tempo, perché un primo passo fu fatto, perché a quel punto, essendo decaduto il vincolo a verde pubblico, invece di rinnovarlo, l'amministrazione decise di allora, con una votazione di allora, di trasformarla in servizio SC, cioè servizi comunali. Ma non solo questo, votò il Consiglio, sia in adozione sia in approvazione, la richiesta che questo servizio comunale fosse, e l'ha ricordato anche l'assessore, non generico, ma articolato in tre possibili funzioni. Una era un pensionato per gli studenti in relazione alla vicinanza della Bicocca, uno una residenza, è una RSA, diciamo per anziani, e una palestra a disposizione del quartiere, come in questo dicendo che era un servizio comunale pubblico. Non credo con la pistola alla tempia, ma l'operatore decise per la costruzione di residenza per studenti. Iniziò i lavori. Le cose che mi ricordo dell'epoca che furono dette è che non è che poi operò veramente per costruire delle opere per studenti, ma comunque iniziò alcune opere che poi non ha concluso, e adesso la situazione è di abbandono come quella che ha descritto l'assessore. E il mio problema è questo: un operatore che si comporta nel modo come si è comportato merita di essere favorito, come indubbiamente è con l'operazione che stiamo decidendo adesso, cioè addirittura prima era verde, facciamo servizi comunali, gli chiediamo di fare alcune cose, lui dice che fa una cosa e poi non la fa, e adesso noi diciamo, beh, visto che non l'ha fatto, visto che c'è un problema, cerchiamo la soluzione più comoda, quella gli andiamo ancora incontro, cioè decidiamo che può costruire dell'edilizia residenziale. Io credo che questo è un elemento sul quale dobbiamo riflettere. Se creiamo un precedente come questo, da adesso in poi basta che uno decida, presenta dei conti, dice che non ce la fa, che ci sono delle difficoltà e così via, e ottiene di trasformare la sua area nella ipotesi che gli è più vantaggiosa, senza avere nessuna possibilità da parte nostra di intervento. Allora, mi domando, io colgo le osservazioni che ha fatto il nostro vice sindaco. Se vengono meno le necessità sociali di quelle che erano state indicate nel 2005, quindi qualcuno ha votato in modi diversi, perché qualcuno c'era anche nel 2005 di quelli che sono qua dentro, bisogna trovare l'interesse pubblico per realizzare delle novità, dei cambiamenti, delle trasformazioni.
è venuta meno l'università bicocca? No, io credo che di bisogno per quanto riguarda le residenze per studenti ce ne sia. Quindi dobbiamo verificare perché non facciamo le residenze per studenti. Visto che il Consiglio Comunale, la zona, il quartiere e l'operatore avevano colto che quello era una esigenza che necessitava la città. Sull'RSA non dico, perché probabilmente non abbiamo più intenzione di fare RSA, questa è una questione diversa, ma la prima ipotesi per cui è stata chiesta la DIA era quella per residenza per studenti, che non mi pare che sia un bisogno che è venuto meno. Ma l'altro bisogno di cui c'è, che testimonia effettivamente il fatto che questa area è un'area pubblica a servizio comunale, la trasformiamo come un bene collettivo. Io posso accedere che deve essere residenza, edilizia residenziale sociale, come nella delibera giustamente è detto. Ma che cos'è l'edilizia residenziale sociale? Non nascondiamoci dietro le definizioni di legge. Nella nostra considerazione, l'edilizia residenziale sociale è o non è alloggi in affitto per quelli che hanno difficoltà a raggiungere la possibilità di avere una casa? È possibile che noi dietro questa dizione di edilizia residenziale sociale comprendiamo anche, per esempio, solo edilizia, solo in misura prevalente edilizia convenzionata per la vendita? E come dice l'assessore, intanto io nella delibera non l'ho vista, però adesso l'assessore, lo ringrazio, ha detto che almeno il 20% deve essere in questa natura. Nella delibera del 2005 almeno c'era scritto le quantità, nella delibera del 2013 queste quantità io non le ho viste riportate, neanche nella relazione tecnica, probabilmente sono le stesse che si dovevano fare, però sono le stesse, là erano per alloggi, qui adesso avremmo il 20% di edilizia per cui ha persone effettivamente hanno bisogno, edilizia in affitto a livelli più bassi, quella che una volta si chiamava edilizia sovvenzionata per quelli che sono esperti, 20%, non di più. L'80% in, o edilizia in affitto convenzionato, ma non c'è scritto quanto, o edilizia in vendita ancorché convenzionata. È questo il bisogno sociale omologo a quello della costruzione degli alloggi per studenti oppure di una RSA che noi manifestiamo concedendo all'operatore? Adesso l'assessore ci ha spiegato che probabilmente l'operatore non ne fa nulla, venderà, ma chi la compra però utilizza i terreni che abbiamo a disposizione. Io penso di no. E quindi io voglio, non dico che voglio a tutti i costi fare una cosa che non si può più fare, anche se, ripeto, mettiamo in moto un meccanismo per cui uno inizia con qualcosa, poi dice non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio, e concediamo di fare su area che inizialmente era area verde pubblico costruzioni. E dobbiamo stare attenti che poi, se facciamo un episodio così, domani arriveranno altri che ci chiedono la stessa cosa. Allora, nella delibera 132 che ci è stata presentata, come esempio si dice, l'articolo 1 definisce come alloggio sociale, cioè residenza sociale, che cosa? L'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. Questa è una delle cose. Se è così, io non ho niente da dire. Ma se non è così, e quello che è edilizia residenziale sociale diventano alloggi che sono concorrenti all'edilizia residenziale libera semplicemente perché sono convenzionati tramite le cooperative, io non sono d'accordo. E dico che noi non possiamo permetterci di fare questa operazione perché l'interesse pubblico non è perseguito se non facciamo questo. Ed allora mi sono permesso, perché la faccio breve, di proporre un emendamento nel quale dico mi va tutto bene, non mi va tutto bene, non sono così contento, mettiamola così, però non intervengo su questo. Se però si dice che gli alloggi residenziali che possono essere fatti sono in affitto, redilizia, edilizia residenziale sociale in affitto, così capiamo tutta,
così capiamo che è veramente un servizio a disposizione dei ceti meno privilegiati della nostra città e non una, al di là delle volontà soggettive, venire incontro, se non voglio dire regalo, comunque favorire, se non voglio dire, non è che c'è una volontà di favorire, ma sostanzialmente un vantaggio ingiustificato nei confronti di un operatore che peraltro non si è comportato bene nei confronti dell'amministrazione, ha cercato di imbrogliare a partire dal 2003 in poi e progressivamente ha detto che voleva fare edilizia residenziale per gli studenti e non l'ha fatta, e adesso di fronte a queste difficoltà gli spianiamo la strada per valorizzare ancora di più il suo terreno che altrimenti ad origine, vi ricordo, era verde pubblico. Ecco, questo è il punto. Mi riscuso di nuovo che forse l'avrei dovuto dire in commissione queste cose. Se volete io ho a disposizione tutte le delibere precedenti del 2003, del 2005 e anche il ricorso, perché mi pare che sia tuttora pendente la Procura della Repubblica un ricorso su questa, un esposto su questa operazione. Io non vorrei che noi sostanzialmente concludiamo con un solo vincitore, che è il proprietario di quest'area che si è comportato come si è comportato nel corso degli anni. Grazie. Grazie. Consigliere Bisogna.